Salve a tutti e bentornati. Oggi smetterò per una volta di vestire i panni dell'insegnante per fare un commento tecnico delle partite del nostro Gaetano Neopunisher alla Game Versus in Giappone. È materiale esclusivo, visto per la prima volta, e voglio offrirvelo su questo canale, quindi ringraziatemi. Allora, Neopunisher è un giocatore di Pompei, storico giocatore di Street Fighter, e utilizza il personaggio Gouken. Come potete vedere alla destra ci sono i kanji, quindi non potete capire che è lui, ve lo dico io per chi non lo conosce. E adesso si trova contro questa Sakura, che per il momento non si è mossa. Adesso gli ha inflitto appunto il primo colpo. E niente, CMK sciariola disperata. E il primo round non ha molto bisogno di spiegazioni, perché è abbastanza senso unico. Gaetano si trovava in Giappone appunto per una, diciamo, visita di piacere, e ne ha approfittato per rullare il giusto e buttare giù qualche giapponese per noi. Continua la pressione tentata della Sakura, più che altro bellissima parry anti-air cancellata in super. Altra pressione. Questa Sakura non è granché, come potete vedere ha soltanto 10.000 punti, che per gli standard giapponesi non è molto. Come vedete Gaetano ne ha 16.000 dopo tipo una settimana di gioco, però il livello crescerà andando avanti nel video, ve lo garantisco. Allora, il tipo di gioco che sta cercando di impostare Neopunisher è non far entrare l'avversario, perché è il gioco base di Gouken. Gouken è molto forte a distanza, anche se, come potete vedere, Gaetano non si tira indietro dall'attaccare. E questo è un particolare che abbiamo sviluppato con il tempo io e lui, perché prima era un giocatore molto più statico e adesso, come potete vedere, perfect tutti a casa, è diventato un giocatore molto più offensivo e questo gli sta giovando molto. Quindi 3 round a 0, tutti a casa, senza il minimo problema. Secondo match ci troviamo contro uno Yang, che penso sia un matchup abbastanza ostico per Gouken. Come vedete cerca di tenerlo lontano con le normal e cerca di entrare soltanto quando è in vantaggio, quando riesce a penetrare la difesa avversaria con un flip. Per il resto cerca di tenerlo a distanza. Trade fortunoso di focus, pressione di Yang. Come vedete è già più forte questo avversario. I giapponesi tendono ad organizzare i team in ordine di difficoltà, praticamente, come se fossero, non lo so, un arcade mode, dal più scarso al più forte. E adesso vediamo Gaetano in difficoltà, riesce a liberarsi con qualche jab. Presa. Tazzo all'indietro per tornare alla fase di zoning, dove Gouken è in vantaggio, potendo sparare ovviamente. Presa teccata, ottimo, spazzata. E Tatsu X in bocca. Aveva le barre, quindi poteva cancellarlo, però è un'ottima lettura, perché copriva praticamente tutto ciò che non era parare. E lo Yang era molto improbabile che parasse, perché aveva pochissima vita. Quindi ottima scelta. Kansa è sbagliato. Ancora pressione di Yang. Tatsu, selvaggio, giusto. Pressing con il ginocchio, close MK che ricordiamo da 3 frame permette di fare una pressione aliena all'angolo. Continua la pressione, setup con il flip. Tatsumaki tenta di uscire ma non ci riesce. Yang continua, bellissimi jab da 3 per tenerlo fuori. Altro Tatsumaki, chiusura secondo round. Il ragionamento giusto che sta facendo Neopunisher è ancora una volta non dare possibilità all'avversario di attaccare, perché se Yang riesce a capire che l'avversario lo lascia attaccare tranquillamente, dilaga e vince facilmente i round. Quindi bisogna essere selvaggi. La Contaldo, come la chiamiamo, salto MP ad incrociare, ad anticipare, combo sbagliata dello Yang. Neopunisher cerca di trovare uno spiraglio per uscire, tech con CMK per evitare anche i dive kick. Yang sta sbagliando un po' di combo. Jab ancora a tenerlo fuori. E niente da fare per questo round. Però Gaetano Neopunisher ha tutte le barre, quindi è molto in discesa il cammino per quest'ultimo round.
dovrebbe essere l'ultimo, data la situazione delle barre. Leggenda non la sa fare, quindi va per la presa. Super piena per New Punisher. Perry non riuscita perché il salto era troppo profondo. Pressing di Young, spazzata e stun. Combo, massimo danno. E niente, a Gaetano piace premere il jab, e quindi gli deve concedere anche questo secondo round. Tenta la contaldo, non gli riesce. Spazzata, pressione con il flip. Sta cercando di attaccare lui, di imporre lui il suo gioco, perché come vedete Young quando inizia a pressare è devastante. Setup in cross up per evitare la reversa, riuscito. Frame trap di Young, non si può premere. Perry super, danno alieno e a casa anche il secondo. Terzo match Akuma. Ricorderemo che Gaetano ha una certa esperienza contro Akuma ed MBR ne sa qualcosa. Ottima Perry a riflesso sul salto. Zoning da entrambe le parti. Ottimo palm di riflesso che però per una questione di distanza non entra. Setup doppio dash flip piccolo che gli permetterebbe di evitare gli shoryuken, però giustamente l'avversario non tira perché evidentemente lo sa. Tech con il medio e qui focus sulla spazzata. Sbaglia la ultra dopo il pugno forte e praticamente gli regala il round. Anche i giapponesi sbagliano, ragazzi. È super piena per Gaetano. Ancora la fase di zoning. È molto difficile zonare Akuma o Gouki, a seconda di come vogliamo chiamarlo, perché può entrare con il flip in qualsiasi momento, quindi è questo il motivo per cui Gaetano non tira bolle senza pensarci. Ecco, appunto, era pronto, come avete visto. Focus non proprio ottimo. Tatsu e teleport. Si torna alla fase di zoning, sempre attenti al flip. No, Gaetano decide di entrare. La contaldo, che riesce sempre, una garanzia ormai. Altra combo sbagliata, però punisce soltanto di presa Gaetano, che non è bene perché avrebbe vinto il round punendo con una qualsiasi combo. Però riesce comunque a cavarsela, sì. Chip, secondo round per Gaetano. Terzo round. Pressione con il flip, stringhe, questa è una stringa tipica. Qui sbaglia il setup, tenta Tatsu cancel ma l'Akuma ha capito. Presa ancora, vediamo che setup farà. Doppio dash, cross up. Ma Akuma ha il buon uscita con il teleport. Flip ancora, ancora la contaldo a prevederlo. Jab a tenerlo fuori. Questi jab non hanno lo scopo di entrare, ma semplicemente quello di non farlo entrare. Combo. Attenzione. La figata. Doppio pugno medio con il cancer. Non serve a niente, però in questo caso gli ha permesso di chiudere. Quindi grande freddezza da parte di Gaetano, che sciorina le figate nei momenti in cui servono. E anche questo Akuma va a casa. Adesso c'è Bison, che è uno dei matchup peggiori per Gouken, per via della pressione con gli Scissor. Gaetano lo sa, ancora una volta una contaldo sull'headstomp di Bison. Setup doppio dash flip piccolo. Frame trap presa, perché ricordiamo che solitamente, ecco appunto, ci mette il CHP, quindi l'avversario non gli conviene schiacciare, diciamo. Altro setup counter hit e quindi un primo round devo dire perfetto, perché lo ha messo in condizione, Gaetano lo ha messo in condizioni di voler teccare la presa, perché è andato per la presa la prima volta e le altre due volte è andato per un counter hit e ha funzionato perfettamente. Ricordiamo, lui fa sembrare tutto molto semplice, però questo matchup è veramente difficile per Gouken. Di zoning,
focus ottimo, ottima distanza per eseguirlo. Setup con la spazzata, bait ottimo, però non riesce a punire, ma il tentativo era veramente ottimo, notevole. Ancora zoning, Perry per fare barra, bolle. Ecco, anche un discorso del dash, il discorso del dash è importante perché Bison ha un dash molto veloce, può assorbire le borle e arrivare addosso a Goken. Ma Gaetano con un ottimo combo all'angolo chiude la pratica anche del secondo round. Intanto voci meravigliate dei giapponesi, che probabilmente non hanno mai visto un italiano rullare così in Giappone. Psycho cross up parato ottimamente. Gaetano decide di andare di focus molto spesso perché da quella distanza è un tool molto buono per Goken. Spazzata sul riflesso, sul dash avanti, presa ultra, e mette una serie ipoteca su questo round. Vediamo il setup, salto verticale, pressione all'angolo, arriverà lo Psycho X molto presto. Niente, red focus, non so per quale motivo, pressione aliena, chip alieno, e mandiamo a casa anche questo Bison. In questo caso Gaetano ha deciso di attaccarlo l'avversario, perché subire la pressione di Bison rende tutto molto difficile, quindi ha deciso attacco prima io per non essere attaccato, e i setup sono tutti stati perfetti contro questo Bison. Il ginocchio close MK, avete visto, lo fa spesso perché lascia Goken a una distanza tale che se l'avversario decide di tirare dopo va vuoto praticamente, quindi è una sorta di bait, una sorta di modo di influenzare psicologicamente l'avversario. Ottimo tazzo anti-air contro questo Oni. Purtroppo è difficile spiegare tutto nel dettaglio nella dinamicità dei match, però ci provo. Ancora zoning. Ricordiamo che Gaetano ha una certa esperienza contro Oni perché ha giocato contro il mio ottimo Oni un po' di tempo fa a Pompei, prima di un torneo. Jeb a tener fuori la Contaldo, ormai sarete abituati a riconoscerla. Frame trap, ottima combo con la spazzata dal trade della bolla. Buon bait da parte dell'Oni, che però sbaglia la combo, attenzione. Bolle, salto un po' rischioso ma funziona, salto alle spalle Shoryuken, ma Gaetano dice sono più selvaggio io e si alza il Tatsu X, giustamente. CHP anti-air, flip per iniziare la pressione, close MP presa, probabilmente la prossima volta, se gli capiterà, andrà per un counter hit perché ha influenzato l'avversario a teccare. Overhead ottima, CMP spazzata, entrambi a vuoto, altro salto fortunoso, altro Shoryuken in X selvaggissimo. Ottimo reset, però non ci stelloni, non ci sta, tira come un dannato per imporre la propria pressione. Ancora jab per allontanarlo, ottimo tentativo di spazzata dopo la bolla che però non connette, purtroppo. Ottima qui la disperazione nel volto di quest'Oni che si alza di ultra, ma non basta. 3 round a 0, avanti il prossimo. Ok, questo T-Hawk pare che sia uno di quelli forti, diciamo, perché mi ha raccontato Gaetano che dovrebbe essere il primo Yugo in Giappone, quindi non è assolutamente un giocatore da sottovalutare. Però qui decide di usare T-Hawk perché Yugo è spacciato contro Goken perché è troppo lento, è praticamente impossibile, quindi decide di utilizzare un altro Presaro.
Gaetano si fa coraggio e addirittura esegue una presa, che su un presaro è qualcosa di abbastanza rischioso. Torna alla fase di zoning, ma il Tioc non glielo lascia fare. Pressing, Gaetano scappa via giustamente, ottimo riflesso con il Condor Dive e niente. Gaetano tende a non parare in questo match perché ricordiamo che i presari hanno una command grab, quindi bisogna assolutamente starvi lontani, specialmente se si usa Gouken, che non ha grandi vie di fuga, diciamo. Mentre il Tioc giustamente decide di pressare, infatti anche prendendosi appunto queste scelte azzardate. Setup sbagliato, quindi si pappa lo Show UX di Tioc. Niente, lo sta pressando, lo mette in difficoltà, perché appunto come Gouken è molto difficile uscire, è proprio la fase difensiva che distingue un buon Gouken da uno qualsiasi, diciamo, perché appunto il lato più difficile di Gouken è difendere quando si ha le strette. Tatsu forte, non vogliamo rischiare con reset o combo strane. Tioc spinge sull'acceleratore, come potete vedere, perché non gli vuole permettere di tornare allo zoning di bolle, che è particolarmente efficace contro i presari. Tick throw con la command e qui Gaetano è in grossa difficoltà. Tatsumaki fortunosissimo che lo prende dall'altro lato e cerca di guadagnare spazio, come vedete salta indietro, anche se contro Tioc è veramente difficile. Qui sbaglia la combo, gli avrebbe praticamente regalato il match, però flip X combo, flip coraggiosissimo, setup giusto, quindi come avete visto c'era la scritta reversal perché si è alzato di Shoryuken, il Tioc, chiamiamolo Shoryuken, e chip con il palm. Intanto, come dicevo, il flip ha battuto lo Shoryuken di Tioc perché è stato fatto bene, il setup è stato fatto perfettamente e quindi quel setup è fatto per battere appunto le reversal, come ho già detto. E vediamo Gaetano risalire dall'inferno adesso. Gaetano e Neopanish sono la stessa persona, per i non addetti ai lavori, diciamo. Ancora Tioc che punta tutto sulla pressione. Pugnetti ad allontanare. Qui Gaetano ha capito, si mette dalla distanza giusta per fargli andare a vuoto il Condor Dive. Ottimo focus sulla spazzata, combo con il palm senza troppi fronzoli. Condor Spire X, Condor Dive X, anzi zoning giusto, adesso è riuscito ad imporre il proprio spazio. Condor Dive ancora, sono mosse azzardate da parte del Tioc, ma deve farle. Qui aveva il chip gratis, è un po' rischiato perché sarebbe potuto andare per il flip per chipparlo, però va bene anche la bolla. Final round, come dice il commentatore giapponese. Tatsumaki, l'idea era ottima, qui sbaglia la punizione, l'idea appunto era ottima perché voleva fare un Tatsumaki X a riflesso sul Condor Spire, però è arrivato un po' tardi. Palm, ottima combo dalla bolla aerea. Qui sbaglia la combo Gaetano, però ancora una volta il Tioc non punisce. Evidentemente sta sentendo la pressione anche lui, perché la secca è un formato spietato, cioè tre round e tutti a casa, come avete visto. Esce ottimamente con questo Tatsumaki Tiger Knee. Tiger Knee, ricordiamo, significa fatto raso a terra. C'è tutta una storia dietro sul perché si chiami Tiger Knee, però non è questa la sede adatta. Zoning ancora, ci prova ancora il Tioc, ma bolla X permette di portarli a casa il round. Neopanish nanto 6 renshou. Vampiga no taichou Miyatsu, Miyatsu-san o onegai shimasu.